Ciao a tutti amici e ben ritrovati come sempre sul mio canale. Siccome avete fatto diverse domande riguardo la trasformazione del motore di lavatrice in un generatore, oggi voglio ritornare un attimino su questo argomento e rispondere alle domande che mi avete fatto. Allora, prima di tutto partiamo, come nell'altro video, a spiegare un attimo che dentro abbiamo il rotore e fuori abbiamo lo statore. Come facciamo adesso a identificare tutti questi cavi? Fra tutti questi cavi, quali sono i cavi che vanno ai vari avvolgimenti? Anzitutto facciamo un po' di ordine. Escludiamo subito questi due cavi, che sono quelli della ruota fonica. Non ci servono per il momento. Questi sono i due fili che vanno sul rotore, quindi praticamente attraverso le spazzole vanno sul collettore del rotore. E abbiamo questi quattro fili. Quindi adesso per capire quali sono i diversi avvolgimenti, cosa farò? Andrò a mettere 20 volt, corrente continua. Sentite che bel silenzio fa adesso il mio alimentatore. Con la termocamera adesso dovrei essere in grado di vedere la temperatura. Stiamo alimentando i due avvolgimenti in serie. Adesso cercheremo di capire quale dei due avvolgimenti sarà migliore per realizzare il nostro campo di eccitamento che andrà poi a indurre una corrente quando giriamo il rotore sull'altro avvolgimento. Partiamo quindi dando questa tensione di eccitamento al rotore, gli darò una tensione di circa 5 volt. Dobbiamo adesso vedere che voltaggio abbiamo in uscita. Ho una produzione veramente minima, quindi cambiamo, andiamo a eccitare lo statore, sempre con i 5 volt. E misuriamo cosa abbiamo sul rotore. Ok, qui abbiamo circa 1,52 volt. Arriva anche a 3 volt, semplicemente con un dito. Naturalmente questo motore, per essere vantaggioso, dovrà produrre almeno qualcosa più di 10 watt. Quindi per verificare la tenuta sotto carico utilizzerò questo motorino da 12 volt. Anche semplicemente ruotando con le dita funziona perfettamente. Questa è da 24 volt. Proviamo ad aumentare un attimino il rapporto di giri. Questo è il massimo che sono riuscito a trarre dal motore. A conclusione di questo video, direi che con questi modesti mezzi, un trapanino a batterie, sono riuscito comunque a far andare in positivo il bilancio assorbimento-produzione, il bilancio tra eccitamento e quello che effettivamente posso produrre, quindi utilizzare. Comunque potendo far girare più velocemente l'albero motore, magari con un motore a scoppio, possiamo sicuramente avere un rendimento maggiore. La sfida di uno dei prossimi video sarà cercare di capire con che tipo di magneti permanenti si possono sostituire i due avvolgimenti di statore per rendere il tutto molto più efficiente. Per questo video è tutto, lasciate un mi piace se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video.